la dirigenza dei Friedkin è scatenata. Intende mettere a disposizione di Mr. Daniele De Rossi ogni necessaria risorsa. Altro colpo in arrivo. Giallorossi scatenati sul fronte del calciomercato per mettersi in pari con le principali società per ambire ai massimi traguardi con l'arrivo della nuova stagione sportiva. Attenzione particolare è stata designata al fronte offensivo, in particolare agli esterni. Acclamato e accolto da un bagno di folla è stato, infatti, l'argentino Matías Sol, prelevato dalla Juventus. Il 21enne aveva trascorso l'ultima stagione in prestito al Frosinone, poi la Roma ha trovato l'accordo a titolo definitivo con i bianconeri sulla base di 25,6 milioni di euro più 4 milioni di euro di bonus. L'altro rinforzo offensivo è stato Artem Dovbyk dal Girona. Il 27enne centravanti ucraino ha trascorso l'annata precedente nel club spagnolo, realizzando 24 gol in 36 partite, che lo rendono capocannoniere della Liga, e divenendo così fra i principali protagonisti della storica qualificazione del Girona alla prossima Champions League, per la prima volta dall'anno di fondazione. Ragionevolmente in casa Roma l'entusiasmo è alle stelle fra i tifosi, ma ciò non appiattisce la voglia di affari dei Friedkin, che adesso lavorano per rinforzare la linea difensiva. Non sarà cosa facile, a causa dell'obiettivo che la proprietà statunitense si è prefissata, ma l'atteggiamento tutt'altro che arrendevole potrebbe agevolare la trattativa. Roma, è tempo di un colpo in difesa, l'obiettivo è ancora in Spagna. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma ha fissato come obiettivo lo Iqbade del Siviglia. Il francese è stato riscattato a fine della scorsa stagione dagli andalusi, in seguito alla vittoria dell'Europa League, dato che il cartellino del difensore era ancora di proprietà del Rennes. Il club capitolino avrebbe già inoltrato la sua prima proposta con l'intenzione di snellire la parte economica attraverso l'inserimento di contropartite tecniche. Tuttavia da Siviglia è giunto un messaggio forte e chiaro: per cedere Badé bisognerà essere convincenti, ovvero proporre una cifra cash che si aggira sui 20 milioni di euro, senza alcun giocatore extra nell'affare. Le parti sono lontane e gli spagnoli fanno leva sul lungo contratto che lega il francese, ovvero in scadenza appena il 30 giugno 2027. Per il classe 2000 la strada è decisamente in salita. Probabilmente il nodo comincerà a sciogliersi dalla prossima settimana, quando il giocatore potrà concentrarsi sulla prossima stagione. Al momento, infatti, è impegnato alle Olimpiadi con la Francia, che disputerà la finale di calcio maschile proprio contro la Spagna, ironia della sorte, venerdì 9 agosto 2024, la medaglia d'oro è in palio.